si è svolto a Roma giovedì 13 ottobre 2016, presso la Camera dei Deputati, il convegno L'importanza della coppia genitoriale dopo la separazione. All'appuntamento sono intervenuti rappresentanti di associazioni ed esperti di diritto. In questi 10 anni il percorso è stato difficilissimo. Oggi abbiamo avvocati e psicologi che cercheranno un attimino di panare tutte queste problematiche che ci sono state in questi 10 anni al fine di far capire agli utenti finali tutte le problematiche che sono sorte in questi 10 anni con le modifiche che sono state recentemente apportate alla legge del 2006. Come associazione assistiamo, negli ultimi anni abbiamo assistito circa 3.500 famiglie. Quindi ci rendiamo conto che il 70% dei casi delle persone che abbiamo assistite questo affidamento condiviso non era praticamente applicato assolutamente da una delle due parti. I genitori non sono pronti e noi in questo dovremmo essere molto bravi con i nostri avvocati, con i nostri psicologi ad assistere queste persone, ad aiutare queste persone a dipanare queste problematiche all'interno della famiglia, perché solo al momento che i genitori troveranno una serenità tra di loro, poi le cose vanno per il verso giusto. Parla un genitore separato, io ho fondato questa associazione in quanto sono un genitore separato, sono sposato due volte, sono divorziato per due volte, quindi ho visto talmente tante lacune, tante problematiche all'interno di queste situazioni e ho cercato in qualche modo con la mia associazione di assistere queste persone che hanno realmente bisogno. Condivido pienamente che gli psicologi possono aiutare i coniugi separati in difficoltà, non andrebbero invece usati come un'arma l'uno contro l'altro. Questo mi sono battuto in tutte le sedi, sia come presidente dell'ordine che anche a livello europeo col Consiglio d'Europa di Strasburgo, e sono contento che ormai stia prevalendo nettamente questo orientamento di non usare la nostra professionalità come per escludere uno dei due. Questo è terribile. L'ultima sentenza adesso di aprile della Corte di Cassazione, se c'è una cosa che dice chiara, è che non interessa ai giudici la scientificità, su cui discutono tuttora i psicologi, di questo che sta alla base di questo termine, non è nel DSM, e certo ci sono delle conseguenze, è normale che ci siano, e possono interessarci appunto per il sostegno al genitore spesso perdente, perché continui ad essere un genitore. Io vengo dalla psichiatria, dove ho visto il disastro, perché i pazienti che finiscono in psichiatria molto spesso chiedono a noi psicologi come la cosa è iniziata. Noi risaliamo molto indietro nel tempo, sino alla fase edipica e pre-edipica, e spesso vediamo che l'esclusione di uno dei due, spesso in particolare il padre ma anche la madre, l'esclusione della bigenitorialità è stata determinante nell'insorgere poi di sindromi gravissime in seguito, più grave che la sindrome di alienazione parentale, che è una qualche cosa di abbastanza superficiale. No, io parlo proprio delle sindromi psicotiche, nascono dalla esclusione del ruolo di uno dei due genitori. Abbiamo numeri veramente, insomma, significativi quando noi ci raffrontiamo anche con resoconti, in numeri di altri municipi. Purtroppo noi siamo sempre un po' diciamo sulla cresta dell'onda, ecco. Lavoriamo, abbiamo numerosi casi di presa in carico di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e quindi, ecco, siamo stati invitati oggi a questo convegno e sarebbe anche, diciamo, costruttivo sicuramente e diciamo interessante confrontare anche, diciamo fare un confronto con l'operato dei servizi. Ecco, veramente questo è un contesto prettamente meramente legale, però ecco, anche noi avremo qualcosina forse da dire rispetto non solo ai numeri, rispetto proprio all'andamento dei casi che, insomma, che abbiamo in carico. In questa occasione in cui si parlerà di bigenitorialità e di necessità assistenziali, mi concentrerò
soprattutto sulla necessità assistenziale per quello che riguarda i bambini disabili, che sono un po' dimenticati dalle leggi, soprattutto se si va al di là di quello che è l'aspetto più prettamente economico. Quindi l'aspetto che mi interessa maggiormente sottolineare è proprio quello della necessità di fare in modo di istituire delle situazioni assistenziali che possano prevedere una mediazione, soprattutto per le famiglie in cui c'è un elevato tasso di conflittualità, e in particolare per quei bambini che hanno una difficoltà ad avere anche una rete sociale adeguata, non soltanto quindi per quello che riguarda le necessità prettamente sanitarie e cliniche, ma anche per quello che riguarda lo sport, l'organizzazione con la scuola, la rete di amicizie e la rete con gli altri servizi che si occupano dell'assistenza più sanitaria, appunto. È una legge che, a parte contenere una norma specifica che punisce il genitore separato che non paga il mantenimento ai figli, sia minori che maggiorenni, ed è una norma che quindi si affianca al resto delle altre norme del codice penale che già sanzionano comportamenti similari, e c'ha tutta una sua rilevanza penale come legge, perché purtroppo questo affido condiviso, che è una misura di grande e straordinaria civiltà giuridica, tuttavia ha acuito la conflittualità fra i coniugi, ed spesso è diventato il campo in cui questa conflittualità si è sfogata. E tuttavia io ritengo che questa sia una legge sulla quale bisogna insistere, bisogna tenere duro, perché l'affido condiviso è una strada di civiltà, tracciata per il futuro. Le leggi devono tracciare il futuro della società, non semplicemente regolare l'esistente, perché altrimenti sarebbe un esercizio ragionieristico e non valoriale. Noi dobbiamo cominciare a far comprendere alla gente che c'è una differenza fondamentale fra la coppia coniugale o la coppia sentimentale, emotiva, e la coppia genitoriale. La prima può avere una durata anche limitata nel tempo, e spesso è così perché i sentimenti finiscono, ma la coppia genitoriale è per sempre. E quindi questo significa che bisogna assumere responsabilmente e consapevolmente il ruolo di genitore, anzi di cogenitore, nel momento in cui si decide con un'altra persona di mettere al mondo un essere umano. Non solo lo percepiscono, ma spesso lo utilizzano in maniera assolutamente strumentale. Vengono provocati comportamenti nell'altro coniuge che poi vengono utilizzati strumentalmente. Ad esempio, un caso classico è quello del genitore collocatario, cioè quello che più spesso passa più tempo col figlio, in genere la madre, che continua a rifiutare a telefono al padre contatti con la figlia, adducendo motivazioni le più diverse: sta studiando, è uscita con l'amichetta, sta facendo il bagno, sta dormendo, in modo tale che il genitore, il padre, è costretto a telefonare 6, 7, 8, 10 volte. E poi dopo qualche mese scatta una denuncia per stalking, perché ovviamente dalle tabulati telefonici risultano solo le telefonate, magari brevissime, non risulta il contenuto. E quindi tutto questo viene usato strumentalmente per costruire ipotesi di reato. E quindi ecco perché, diciamo, questo affido condiviso spesso diventa causa di ipotesi di reato fondate e infondate. È molto difficile ed è fondamentale l'ascolto del minore, un ascolto che deve essere fatto in maniera assistita, ovviamente da personale che sia preparato sul punto, e non sempre è facile trovare personale, psichiatri, psicologi, che abbiano una capacità di discernere all'interno delle dichiarazioni di un minore ciò che è fondato e ciò che invece il minore crede fondato, ma è semplicemente stato indotto dalla rappresentazione di uno dei due genitori. Perché il ricordo del minore spesso è costruito, la convinzione del minore spesso è costruita da uno dei due genitori. Quindi è fondamentale l'ascolto protetto, l'ascolto ponderato del minore, e poi una ricostruzione fatta con molta, diciamo, prudenza da parte del giudice di ogni ipotesi. Le cose, poi voglio dire, ancora più gravi sono quando uno dei due genitori accusa l'altro addirittura di abusi sessuali, e spesso c'è una nicchia purtroppo di statistica importante sul punto,
e su questo bisogna stare molto attenti, perché ovviamente da una parte c'è l'esigenza prioritaria di salvaguardare il minore da ulteriori abusi e quindi isolare immediatamente i contatti fra questo minore e il genitore presunto abusante, e dall'altro però bisogna valutare con estrema attenzione se tutto questo è fondato, perché ovviamente può essere spesso uno strumento di distruzione sociale di uno dei due genitori.